Ciao, però generale di 4 ore dopo domani a Firenze per i lavoratori del settore metalmeccanico. L'iniziativa indetta da FIOM, CGL, FILM, CISL e UILMWIL porterà i lavoratori a manifestare in mattinata con un presidio sotto la sede della Regione Toscana e una delegazione sarà ricevuta dal presidente Enrico Rossi. Secondo i sindacati, solo le vertenze più emblematiche in corso, dalla Shellbox alla Targetti, da Esaote a Tecnol, vedono a rischio migliaia di posti di lavoro a Firenze. Da troppo tempo, purtroppo, la politica, anche quella locale, non sta intervenendo in maniera fattiva su quelle che sono non soltanto le vertenze in corso, che sono in crisi e stanno arrivando a una chiusura negativa, purtroppo, tutte le aziende del territorio, aziende anche storiche, di centinaia, che coinvolgono centinaia e centinaia di lavoratori, ma anche quella politica industriale che possa rilanciare il settore della metalmeccanica e dell'industria, ma non solo dell'industria, quindi tutti i settori importanti che abbiamo presenti di alta tecnologia sul nostro territorio non sono tutelati come potrebbero essere. Occorre rilanciare l'attività, non accontentarsi di continuare a vivere di ammortizzatori, peraltro da rifinanziare, affermano i sindacati. A Firenze ci sono numerose crisi, alcune delle quali stanno arrivando a compimento, nel senso che le procedure stanno arrivando alla fine. Una tra quelle, la più importante, forse per, anche temporalmente, è Esaote. Il 23 al Ministero dello Sviluppo Economico c'è un incontro. Per noi è importantissimo l'impegno della Regione Toscana in questo senso, oltre che del Comune di Firenze. In questa fase la difficoltà maggiore è proprio mobilitare le persone. Lo sciopero è sempre stato un sacrificio. In questo momento lo è ancora di più perché la crisi attanaglia in maniera forte le persone che lavorano. Però vorrei ricordare che noi anche in questa provincia, paradossalmente nel settore metalmeccanico, rischiano di essere di più le persone che non hanno lavoro di quelle che stanno lavorando.